Buonasera amiche e amici rossoneri, bentrovati nel canale YouTube ACM Style, il canale YouTube itinerante che parla di Milan e di calcio in generale. Bene, proprio per questo motivo parto subito a bomba razzo, perché riflettevo un po' su quello che era il discorso che è venuto fuori con Acerbi, che ormai l'abbiamo quasi esaurito, l'abbiamo raccontato in tutte le salse, abbiamo assistito a quello che è stato l'esito, diciamo, della giuria che ha stabilito che Acerbi non è colpevole perché c'è stata una sostanziale mancanza di prove concrete. Bene, per farvi capire l'inequità di queste scelte, sono andato a pescare, l'ho pubblicato anche come, diciamo, come post sul canale YouTube nella sezione post community, di quello che è successo il 12 maggio 2021. Cosa è successo il 12 maggio 2021? Un certo Michele Marconi del Pisa è stato squalificato per 10 giornate per presunti insulti razzisti nei confronti di Obi del Chievo. Nella sentenza si leggeva che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale, nel diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Vuol dire che in quel caso, quando dietro 10 giornate a Michele Marconi, non fu necessario una prova del labiale, una prova di qualsiasi cosa, semplicemente si sono basati su delle prove non concrete, esattamente come quello che è successo con Acerbi e Juan Jesus, perché praticamente Acerbi è stato sollevato dall'accusa perché non c'erano prove concrete, perché non c'era un video sostanzialmente dove si leggeva il labiale di Acerbi che dice né di mer, no? E quindi è stato ritenuto a questo punto, e logicamente, che Juan Jesus ha detto il falso. Infatti il Napoli è incazzato nero per questo motivo, Juan Jesus non ci sta e Acerbi ne esce pulito. E la moglie di Acerbi ha anche il cattivo gusto poi di fare un post con scritto cin cin a tutti quanti, cin cin vi serve a tutti quelli che hanno parlato di male di noi. È vero, in determinate situazioni la famiglia non c'entra nulla e non andrebbe mai accusata, se volete prenderla solo con Acerbi, con la moglie e i figli l'ho detto mille volte, da schifosi non andate neanche considerati. Il giocatore secondo me ha sbagliato tanto, però se l'è cavata perché è stato comunque abile lui e chi lo ha aiutato a gestire una condizione che lo ha messo in una posizione favorevole. Questo è fuori ombra di dubbio, però ripeto, con la sentenza che vi ho raccontato prima, Acerbi doveva essere ampiamente punito e comunque portato in una condizione di non dover giocare. Invece no, hanno deciso che andava bene così. Bene, il Milan cambierà pelle a fine anno, su questo non ci sono assolutamente dubbi, nessuno ha dubbi. È ovvio però che ora bisogna capire da dove si parte, esattamente da dove, ossia se il punto principale della rivoluzione sarà legato al calciomercato in entrata o diversamente a quello in uscita. Quel che pare certo è che sicuramente Zlatan Ibrahimovic avrà un ruolo fondamentale, che sembra sempre più interno a determinate dinamiche, che dentro al club assume un peso sempre più importante. Anche per questo un ruolo fondamentale sarà rappresentato soprattutto da allenatore sulla panchina rossonera, e tutti ci domandiamo se ci sarà ancora ovviamente Stefano Pioli. Tutte le indiscrezioni che si vanno raccogliendo, anche quelle che ho raccolto io, diciamo le classiche fonti, chiamiamole così, che poi è una brutta parola, cioè non mi piace, però è vero, perché poi alla fine parli con le persone, quelle magari te lavori, e ti vengono a raccontare determinate cose. Quindi le indiscrezioni che vengono risalto sono indirizzate verso no. Per quanto in questa fase di finale di stagione comunque non stia facendo assolutamente malissimo, su un futuro con un altro tecnico, la guida della squadra rossonera
il Milan sembra già proiettato. Da qui poi sono partite le decine di voci, spifferi, eccetera, eccetera, che hanno caratterizzato quello che avete sentito, che abbiamo raccontato tutte le ultime settimane. E da qui poi è partita anche la famosa voce, quella che voleva Antonio Conte comunque legato ai rossoneri, perché Conte è stato accostato più volte ai rossoneri, è stato visto a cena con Ibrahimovic, i due si lanciano cuoricini d'amore, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come al Milan, Conte al Milan è realmente possibile? Questo poi ce lo domandiamo, io in primis me lo sono domandato visto la persona che è Conte. Sembrerebbe assolutamente di sì, ma per ora i rossoneri, e questa è anche una delle novità, pare abbiano deciso di congelare momentaneamente questa opportunità. Sembra infatti che il club starebbe facendo delle serie valutazioni rispetto alla possibilità di portare comunque Antonio Conte in rossonero. Il motivo è presto detto, lo ha anche poi ricordato Luca Marchetti di Sky Sport, ma è un motivo abbastanza risaputo nell'ambiente. Lui in particolare dice che non crede all'arrivo di Conte al Milan. Poi vabbè, la mette come sua idea personale, perché Conte può allenare qualsiasi squadra come il Milan, così come può essere il tecnico del Torino, della Juve, cioè Torino magari no, della Juve, del Napoli, dell'Inter, eccetera, eccetera. Ma il problema è che Conte, che lui aiuta, lui chiede giocatori pronti subito a vincere, e questa è la prerogativa di Conte, e a lui servirebbe una squadra sicuramente più competitiva di quella che oggi è il Milan. E sulla permanenza di Pioli, secondo qualcuno, meriterebbe comunque la conferma per quello che ha fatto in questi anni. E la proprietà comunque, se è convinta di Pioli, ovviamente andrà avanti. Se è convinta che è arrivato al capolinea, che più di questo non può dare, allora è giusto sicuramente cambiare. Ma la decisione del club, secondo chi ci racconta, sicuramente non deve dipendere né dai risultati o dall'umore del club. Se decidi di proseguire con Pioli è perché comunque c'è un feeling, c'è un affiatamento, c'è una voglia di continuare insieme. Al momento probabilmente la scelta del club rossonero è orientata più sul congelamento dell'idea Conte, rispetto a quello che è la situazione di Pioli, lo stato attuale di Pioli. Conte è congelato per gli ovvi motivi che vi ho raccontato già in precedenza in questo video. Sono consapevole, evidente al Milan, che Conte ha delle esigenze molto particolari, esigenze di giocatori molto pronti, già pronti, e queste esigenze particolari, questi giocatori pronti, costano soldi che il Milan deve capire se può spendere o meno. L'aver congelato Conte in questo momento è anche figlio del fatto che sono in attesa degli investimenti arabi, cinesi, americani. Si parla ormai di arabi, si era data una scadenza a fine marzo per l'arrivo degli arabi, come anche hanno detto tanti youtuber, l'ho anche citato io riportando le notizie che sentivo. Però secondo me qui si avvicina anche la fine di marzo, mancano pochi giorni, ma non c'è nessuna traccia riguardo. Quindi questo per capire che tante se ne dicono, tante se ne raccontano, ma la verità è che abbiamo comunque in questo momento l'allenatore che è Pioli, e non ci sono segni particolari che facciano capire di una rottura. Abbiamo uno stadio che non c'è, abbiamo preso un terreno, ma nel contempo la società AC Milan sta valutando insieme all'Inter un discorso con Webuild per il rifacimento di San Siro. Quindi capite che concretamente di fatto c'è ben poco, e in tutta questa confusione è chiaro che anche un allenatore come Conte non ci vede di buon occhio. Cioè, Conte vuole una squadra con un progetto liscio, limpido, lineare. Secondo me bisognerà aspettare ancora qualche periodo, qualche settimana, qualche mese,
per capire il Milan cosa diventerà. Io credo che per fine giugno il Milan diventerà, o in un senso o nell'altro qualcosa deve cambiare, qualcosa sicuramente cambierà, in positivo o in negativo. Bene, da quello dipenderà anche tantissimo l'arrivo o meno di Antonio Conte, perché Antonio Conte è un allenatore esigente che vuole lavorare con società ambiziose e con società che abbiano sicuramente delle idee di prospettive futuristiche importanti. Questo è quanto. Io per oggi è tutto, fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate, io vi auguro buona serata, sempre Forza Milan, noi ci sentiamo domani e adieu!